Giuria, partiamo da Elio. Che cosa ne dici? Una frase. Sì. Una parola. Un aggettivo, quello che vuoi. Un aggettivo. Lambrusco. Fedez. Sigaretta elettronica. E skin? Skin. Capelli. Capelli, sempre i capelli, capelli pazzi. Ma tu all'inizio della tua carriera, quando hai capito? E io, ma io? Io tu devo... all'inizio della no, tua ma carriera. Io devo scegliere anche una parola per me. Sì, dai, vai. Sono delle parole troppo cattive. No, dai. Se io devo scegliere una parola per me... Non lo so. Torniamo indietro, non lo so, penso io e dopo. Ma tu quando hai capito di avere l'X Factor all'inizio della tua carriera? Sì, hai capito che era giusto, era il momento giusto per sfondare? Non, per non ho mai capito che avevo l'X Factor, non è una cosa che si capisce. Oh, è un nome di un programma molto commerciale, X Factor, un concetto di marketing. Non è una cosa che andiamo. Io sono andato, ho iniziato a essere allenato nella musica da 9 anni. E quando io ero con la mia professoressa russa e scozzese, molto dura nella musica classica, non abbiamo mai parlato di X Factor. Se iniziamo a parlare di X Factor a questo punto è molto pericoloso. Ma questa qualità di provocare. Una emozione con niente, solamente con una performance musicale o anche un attore può fare la stessa cosa, un quadro può fare la stessa cosa, anche un libro, tutto per trasportare la gente, per dimenticare il mondo o per vedere il mondo sotto un'altra luce. Questo è una cosa che cerchiamo sempre nelle persone, anche nell'amore. Noi vogliamo fare il sesso, vogliamo trovare una persona per innamorarsi, per vedere il mondo sotto un'altra luce. Esattamente la stessa cosa. Per questo esiste sempre. Abbiamo sempre questa fame per cercare musicisti, artisti, perché abbiamo bisogno di questa cosa. Quindi questo è il tuo criterio. Ma passiamo alle domande. A te chi e che cosa provoca questa emozione che tu dicevi in questo momento? Chi te la provoca? Chi me la provoca questa? Allora, tutte le persone che sanno come fare il buon cibo. Buon cibo provoca amore. E anche... chi dà? Musicalmente ci sono tanti. Io sono una giovane ragazza australiana che non è molto conosciuta, che è come una giovane Nirvana di 16 anni. C'è anche, mi piace, non lo so, della musica in generale mi può provocarmi questa cosa. Anche nella mia vita personale, io sono una piccola squadra di amici. Siamo 4 persone, 4 amici, anche con la mia vita privata e tutto. Io voglio sempre avere questo sentimento di essere innamorato, un po' emerveato dalle cose, perché così non lo so, così rimaniamo un po' vivi. Ci racconti un po', ti meravigliano i ragazzi che hai visto ora durante i casting, che ragazzi saranno, che talenti sono, ce li puoi descrivere con qualche parola? Posso dire che sono molto moderni e anche sono interessanti, è molto interessante perché io penso che non è solamente X Factor che funziona, c'è anche il grandissimo successo quest'anno di Colors, di Amici e tutto questo, ma io penso che la cosa interessante è che si sovrappongono un po', ma non tanto. Ci sono cercano diverse cose, i diversi talenti vengono a diversi programmi e si esprimono e cantano in un modo diverso. Quest'anno ho visto dei giovani, anche delle persone molto intelligente, nel senso che fanno delle cose moderne, delle scelte molto moderne, i gruppi sono molto molto interessanti, ci sono giovani che cantano con il soul, con il jazz, tutte le lingue, e anche ci sono tante persone che vengono da tutto il mondo per fare questo programma adesso. È molto interessante. Come sei cambiato come giudice negli anni?
io posso parlare un po' di più e dunque io posso parlare troppo e non solamente parlare con la mia testa, con i miei mani, e dunque io posso esprimere un po' quello che ho dentro la mia testa, che non è sempre una cosa bella. Ma io parlo senza pensare alle conseguenze, anche se mi fa male il giorno dopo. E dunque sarà molto interessante touring in live. Mica ci spiega com'è andata con Morgan, e gli ho detto se ci fosse stato lui io non sarei venuto. Ah sì, ma assolutamente, perché questa è una cosa ovvia. C'erano tanti momenti durante il mio primo anno, anche su in onda, dove loro hanno avuto veramente momenti veri di tensione, momenti emozionalmente un po' duri da vedere. E anche backstage era molto duro da vedere due persone che hanno avuto tanti momenti di questo genere, e lui ha detto molto chiaramente: io parto perché non voglio lavorare con lui. È stata una cosa ovvia, allora non è una sorpresa che lui abbia spiegato questa cosa. Allo stesso modo lui sa che questo programma, questa edizione di X Factor italiana è molto diversa che tutti gli altri nel mondo, e questo è stato sviluppato non solamente da Sky, ma anche prima Sky, con Morgan, e quello che lui ha voluto fare è l'opportunità che lui ha visto per la sua vita personale, la sua intenzione artistica e come esprimerla sul programma, e lui ha messo in marcia un po' una cosa che Sky e che Fremantle hanno preso e hanno continuato a sviluppare. E dunque sì, c'erano momenti di tensione, ma se voi sapete tutti i momenti di tensione fra Simon Cowie e altri, sarà una cosa, ma lì è un po' più nascosto. Ok, andiamo. È ora di andare, in Italia da un po', quello che dicevi prima. So, io sono in Italia dal 4 del mattino stamattina, no, ed è parto stasera alle 5 del pomeriggio, alle 6 del pomeriggio, e dunque sono in Italia un po', ma è un po' una sorta di esperienza incredibile, perché ho visto, ho imparato tanto sull'Italia molto molto velocemente. È come una porta che si apre per me su un'altra cultura. Io sono un immigrante, oggi ho la mia mano di Fatima, e anche io sono una persona che anche se sono americano, inglese, americano, libanese, francese, questo aspetto libanese è molto forte. Dunque io penso che grazie ai feniziani, the Phoenicians, fenici, io posso avere un collegamento anche emotivo con la cultura italiana. Milano è la tua città? Milano? È la tua città? Non lo so, mi piace il Piemonte, mi piace dove c'è nessuno. Perché infatti... Solitudine. Sì, è molto più simpatico essere con le uve. Una parola su Skin, l'ultima parola su Skin, ti sta sorprendendo? Skin, sì. Ma Skin è una donna che sorprende a tutti i suoi amici. Io ho conosciuto Skin da tanti anni, perché ogni volta abbiamo alcuni amici alternativi, diciamo così, in comune, e ogni volta che ci siamo visti alle loro feste mitiche che loro hanno fatto a Londra, e anche quando ho cantato tante volte a Ibiza, lei è venuta. Allora ci conosciamo in questo modo, così, fuori del contesto della pressione di un programma, del musicale, solo divertendosi. E lei è così, la ragazza seria, è la stessa ragazza che può togliere i suoi vestiti, essere nel suo bra, ballare fino alle 5 del mattino senza neanche bere una birra. È così. Possiamo dire una cosa, quanti anni ha lei? 48 anni, ok? È una figata. Ok, è un corpo, una faccia, un'anima così a 48 anni. Non è solamente perché la crema è molto efficace, perché infatti è una ragazza molto semplice, ma che ha riuscita da preservare questa anima giovane, e dunque ecco la ragazza che c'è, e non è una sorpresa che lei sta prendendo questa sfida ancora una volta, perché ha questa energia. Grazie.